partita potevate anche fare un gol in più, ci sono state delle occasioni veramente per fare il risultato europeo, comunque una partita che credo che ti abbia soddisfatto. Sì, la partita mi ha soddisfatto, i ragazzi sono stati molto bravi. È vero, potevamo chiuderla prima, la partita non siamo riusciti. Quando non chiudi la partita poi è sempre rischioso arrivare agli ultimi 5 minuti e soffrire in questa maniera. La cosa un po' che ci lascia un po' rammaricati è ancora un episodio arbitrale che onestamente non ci va giù, perché è la seconda partita in casa che veniamo penalizzati in maniera grave. Ci sono gli errori, capisco l'errore, però per noi è difficile poi rimettere in piedi una partita contro una squadra forte quando hai un episodio così, vai sull'1-1, poi rientri dentro lo spogliatoio, lo stato d'animo oggi che dovevi vincere per forza dei ragazzi era a terra, loro sono stati molto bravi, però è molto frustrante giocare ogni volta in casa, avere questi episodi contro, questi episodi che ti tagliano le gambe. E quindi i ragazzi sono molto bravi, però onestamente facciamo fatica ad accettare sempre, insomma, degli episodi del genere li dobbiamo accettare perché siamo professionisti, però chiediamo anche, insomma, il giusto rispetto, che le cose si valutino in maniera corretta da parte dei direttori di gara e consapevoli che comunque è la seconda partita che veniamo penalizzati. D'accordo, d'accordissimo sulla tua analisi, però aver vinto gli ha dato molta forza, forse, nonostante tutto quello che è successo. E andando al campo, due gol su palle aeree, quindi due gol di testa importanti, anche un segno, no? Che Di Marco però che aveva fatto gol, che aveva suonato un po' la carica, come ho detto prima con Emanuele prima, e grande soddisfazione poi il vostro capitano. Allora, è stata una partita ben giocata dalla nostra squadra. Nel primo tempo eravamo in controllo, credo, della gara. Abbiamo fatto gol, comunque tenevamo bene il campo. Poi l'episodio del rigore ha un po' riequilibrato la partita. E secondo me, se non fossimo stati bravi mentalmente a rifocalizzarci su quello che dovevamo fare, sarebbe stata dura come è stata dura la partita con la Milanelf in casa. Poi, secondo tempo, secondo me ci siamo un pochettino abbassati rispetto al primo tempo, abbiamo sofferto un po' di più, però abbiamo creato delle occasioni in contropiede che non siamo riusciti a sfruttare. Quindi era una partita di questo tipo che andava gestita in questa maniera, che andava affrontata in questa maniera. L'abbiamo fatto, siamo contenti del risultato e pensiamo alla prossima adesso.